Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io calco. Ho sempre un gran da far, guardo per imparare ciò che sta intorno a me, calco. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Sono io! L'uccellino ferito. Caillou e Sara si divertono a fare un picnic nel cortile. Guarda, Sara! Le formiche! Perché stanno venendo sulla nostra coperta? Vogliono mangiare le briciole dei biscotti. Uccellino! Sara, guarda! Sto fermo, è immobile! Caillou e Sara osservano l'uccellino. Perché non vola? Non lo so, potrebbe avere un'ala ferita. Vado a chiamare la tua mamma. Tu resta qui a tenerlo d'occhio. L'uccellino è ferito, vero mamma? Se lo lasciamo qui potrebbe mangiarlo un gatto. Avete fatto benissimo a chiamarmi subito. Non si deve mai toccare un animale quando è ferito. Bisogna usare una scatola e farlo scivolare dentro. Così. Ho raccolto delle foglie e dei ciuffi d'erba. Così gli sembrerà di essere nel suo nido. E se ha sete, qui c'è dell'acqua. Ecco un po' di pane per il nostro uccellino. Sbriciolatelo e mettetelo nella scatola. Caillou spera che l'uccellino guarisca presto. Sara! Adesso devo andare a casa. Torno più tardi a vedere come sta l'uccellino. Ciao! Sai, mamma, non ho mangiato nemmeno un pezzettino di pane. Ci vuole tempo prima che guarisca, tesoro. Caillou si rincuora quando sente l'uccellino cinguettare. Forse vuol dire che sta meglio. Sta cantando, l'hai sentito? Hai fame, piccolo uccellino? Tieni, prendi questa briciola e mettila vicino al suo becco. No, Gilbert, fermati! Mamma, ti prego, di' a Gilbert di stare lontano dal mio uccellino! Lo porto dentro, è meglio non correre rischi. Ed entra anche tu, il pranzo è pronto. Lo sai, non ti devi preoccupare di Gilbert. Se ritorna ci penso io a proteggerti da lui. Se l'uccellino non migliorerà entro stasera, lo porteremo alla riserva naturale. So che lì c'è un ospedale fatto apposta per loro. Ma noi possiamo andare a trovarlo all'ospedale? Ma certo, tesoro. Mamma! Il mio uccellino non c'è più! Gilbert l'ha mangiato, lo sapevo! Ma no, Gilbert non si è mai mosso da lì. Oh. Caillou, guarda! L'uccellino! Dobbiamo stare zitti e avvicinarci molto lentamente, altrimenti si spaventa. Oh no! L'uccellino sta volando via! Caillou si sente molto triste quando vede l'uccellino volare. Hai avuto molta cura di lui ed è guarito presto. Vedi? È grazie a te se adesso sta volando. Caillou è molto fiero di sé. Possiamo sempre fare un salto all'ospedale della riserva, se ti va. Sì! Tutti al buio. Si prevedono neve e abbassamento delle temperature per tutto il pomeriggio e in arrivo una corrente artica che causerà freddo e gelo. Caillou e il suo papà sono distratti e non hanno sentito che è in arrivo una terribile bufera di neve. Via, Gilbert! Si può sapere che ti prende? Vuoi fare un giro? Raccomandiamo la massima prudenza. Fallo uscire un po', tesoro. Va bene, avanti, Gilbert. Papà, sta nevicando! Caillou è sorpreso di vedere la neve. Il vento soffia forte e la neve cade a fiocchi abbondanti. È talmente fitta che è difficile riuscire a vedere fuori.
Se continua così, domani Caillou potrà costruire un bel pupazzo di neve. Caspita, che brutta bufera. Secondo le previsioni dovrebbe peggiorare stanotte. Accendo i riscaldamenti. Che ne dici di andare ad aiutare la mamma ad apparecchiare? Va bene, papà. Vroom, vroom. Semaforo rosso. Vroom, vroom, vroom. Semaforo verde. Vroom, 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 vroom. Semaforo rosso. Dimmi, tesoro, quanta fame hai? Tanta. Semaforo verde. Vroom. Vroom, vroom. Siamo arrivati. Ora possiamo parcheggiare. Che freddo! Ah, questo tempaccio proprio non ci voleva. Dicono che peggiorerà stanotte. Beh, meglio non pensarci, caro. Tanto non possiamo fare niente. Su, tesoro, vai a lavarti le mani. La cena è quasi pronta. Caillou non capisce perché la mamma e il papà si preoccupano tanto della bufera. Hai dimenticato di pronunciare la parola d'ordine. Semaforo verde. Brum, brum. Sente disorientato al buio, ma nonostante la paura, decide di arrivare fino all'interruttore per riaccendere la luce. È davvero strano che le luci si siano spente da sole. Quando Caillou si accorge che l'interruttore non funziona, urla per la paura. Papà! Arrivo, Caillou! Resta dove sei! Le luci non funzionano più! La bufera ha fatto saltare la corrente. E che vuol dire? Quando manca l'elettricità, le luci non si accendono. Caillou non sapeva che una bufera potesse impedire alle luci di funzionare. Non l'aveva mai sentito prima d'ora. Andiamo di sotto a prendere le torce. Rosie, non soffiare sulle candele, tesoro, altrimenti resteremo al buio. Vado subito in cantina a prendere torce elettriche e candele. Posso venire in cantina anche io? Caillou vuole aiutare il suo papà a cercare le torce in cantina. State attenti! È buio pesto laggiù! Di certo, mettere le torce in cantina non è stata una buona idea. Papà, fai attenzione! È buio! Caillou cerca di essere coraggioso, ma l'idea di restare solo al buio non gli piace affatto. Papà! Tutto bene, Caillou! Ops! Accidenti, si è spenta la candela! Le torce devono essere qui da qualche parte. Me lo ricordo benissimo. Dove sei? Caillou trema dalla paura, seduto al buio in cima alle scale. Non riesce più a vedere il suo papà. Trovate! Il papà appare all'improvviso e Caillou si spaventa. Ma vedere la luce della torcia elettrica lo fa sentire meglio. Scusami, Caillou, non volevo spaventarti. Prendine una anche tu, tesoro. Che paura! Non ci riprovare, eh? Altrimenti lo faccio anch'io. È divertente, vero, Gilbert? Sì, Gilbert! Ecco fatto, funziona. Caillou è contento che ci sia di nuovo la luce. Pensa che finalmente si potrà cenare. Mamma, tra quanto mangiamo? Bella domanda, Caillou. Esco a prendere un po' di legna per cuocerci qualcosa, come se fossimo in campeggio. Che bello! Caillou non vede l'ora di mangiare davanti alla stufa nel soggiorno. E sarà molto divertente fare finta che il soggiorno sia un campeggio. Fare il campeggio nel soggiorno è davvero fantastico! Sì, è molto divertente, ma spero torni al più presto la corrente, tesoro. La casa comincia a diventare fredda. Quando è che si potranno di nuovo accendere le luci? Non lo so di preciso, ma ci vorrà un po'. Caillou non sa quando ritornerà la corrente, ma per ora non ha voglia di pensarci.
Bene, è arrivato il momento del dolce. Davvero? Che cosa c'è? Qual è il tuo dolce preferito quando andiamo in campeggio? Evviva i marshmallows! Sì! Che dici, è pronto? Direi proprio di sì. Ma soffia prima di mangiarlo, scotta! Che buono! È ora di fare la nanna. Ma io non ho sonno, mamma. Non voglio andare a letto. Perché non dormiamo tutti quanti nel soggiorno stanotte? Sì! Caillou viene svegliato all'improvviso dal rumore della televisione. Ma per nulla al mondo si lascerebbe rovinare questa splendida notte davanti alla stufa. È tornata la corrente. Oh, possiamo dormire qui lo stesso? Ma certo, tesoro. Buonanotte, Caillou. Caillou va dal dentista. Preparati, sto per mangiarti! Oh! No, ti mangerò prima io! Leo, tra qualche minuto viene la tua mamma a prenderti. Va bene. Caillou, non dimenticarti che nel pomeriggio dobbiamo andare dal dentista. Non vorrai andare davvero dal dentista? Sì? Mio fratello è andato l'altro giorno e ha detto che gli ha fatto un male terribile. Caillou è terrorizzato all'idea di andare dal dentista. Leo, Caillou, venite! È ora di andare! Io non ci vengo dal dentista! Caillou non ha nessuna intenzione di andare dal dentista. Caillou, dove sei? Zitto, non ti far sentire, Gilbert! Caillou non vuole farsi trovare. Non è il momento di giocare a nascondino. Avanti, vieni fuori, dobbiamo andare. Ma che cosa ci fai qui sotto? Non mi portare dal dentista, per favore, mamma. Oh, hai paura, tesoro? Leo mi ha detto tutto, lo so che il dentista mi farà tanto male. Il dentista ti farà una bella pulizia dei denti, così cresceranno sani e forti. Nessuno ti farà del male, tesoro, ti do la mia parola, va bene? Tra poco sarà il vostro turno, prego, accomodatevi. Che ne dici di giocare un po' mentre aspettiamo? Caillou non ha voglia di giocare. L'idea di entrare dal dentista lo rende molto nervoso. È il vostro turno, prego, entrate. Grazie, entriamo subito, vero tesoro? Ciao, Caillou, sono la dottoressa Forrester. Pronto per la pulizia dei denti? Di solito uso questo spazzolino gigante solo per i pazienti più grandi e per i dinosauri. Ma i tuoi sono dentini, lo immaginavo. Caillou pensa che la dottoressa sia molto simpatica. Ora puliamo bene questi dentini. Lo spazzolino elettrico è un po' rumoroso, ma non ti devi preoccupare, fai il solletico. Visto? E adesso avanti, su, apri bene la bocca, proprio come un vero dinosauro prima di urlare. Fa davvero il solletico. Molto bene. E adesso ti senti pronto per il trattamento al fluoro? Che cosa sarebbe? Un trattamento che rende i denti ancora più forti. E puoi anche scegliere il gusto se vuoi. Ciliegia o fragola? Fragola! Che cos'è quello? Un attrezzo a raggi X. Serve a fare una foto dei denti per essere sicuri che crescano sani e forti. Ma per questo genere di foto non bisogna ridere. Stai fermo e immobile. Ecco fatto. Sei stato davvero bravo, Caillou. Mamma, guarda i miei denti. Adesso sì che sono bianchi e puliti. Caillou, ti sei meritato un bel premio per il tuo coraggio. È molto contento di non avere più paura del dentista. Dove vai così di fretta? Sto andando a lavarmi i denti. Caillou fa il dottore. Oggi è un giorno davvero speciale per Caillou. Tanto speciale che si è svegliato prima del solito. Non vede l'ora di cominciare la giornata. Perfetto! Oggi vuole essere elegante a tutti i costi. È orgoglioso di riuscire a vestirsi da solo. Oh,
No, Gilbert, non posso giocare, devo vestirmi. Buongiorno, tesoro. È ora di svegliarsi. Caillou, ma che ci fai già in piedi? E ti sei vestito anche da solo. Devo andare a lavorare insieme a papà oggi. Oh, è vero, che sbadata. Hai ragione. Oggi è la giornata speciale dei papà e dei figli in ufficio. Bene, si è svegliato anche papà. Vado a prendere Rosie e facciamo colazione. Guarda, mamma, sto facendo colazione da solo. Hai avuto una bella idea, Caillou. Posso aiutarti? La colazione si gusta meglio seduti a tavola. Buongiorno a tutti. Che voce strana, è davvero divertente, lo sai? Ho il naso un po' chiuso stamattina. Hai già finito? Ma dove stai andando? A prendere lo zaino! Non vede l'ora di andare al lavoro con il suo papà. Tra un po' usciamo, Caillou. Hai preso un brutto raffreddore. Papà! Non è niente. Amore, forse non dovresti... Oggi è una giornata speciale. Fai in fretta, mamma! Dai, andiamo, papà! Siamo in ritardo! Stasera, Rosie. Sei proprio sicuro di stare bene? Sicurissimo. No, secondo me hai un po' di febbre. Non è affatto una buona idea andare al lavoro. Tesoro, papà non sta bene e dovrà rimanere a casa oggi. Oh, no! Mi dispiace, Caillou, ma la mamma ha ragione. Ti prometto che appena starò meglio ti porterò in ufficio con me, va bene? Sì, però ci dobbiamo andare davvero. È molto triste. Aspettava questo giorno da una settimana intera. Caro, ti conviene andare di sopra e metterti a letto. Hai ragione. È la cosa migliore, cara. Capisco che sei arrabbiato, ma capita a tutti di ammalarsi. Papà è malato. Adesso, Caillou, dobbiamo prenderci cura di papà e aiutarlo a guarire presto, va bene? Sì, va bene. Io vado di sopra a vedere come sta. Nel frattempo pensa a quello che possiamo fare per aiutarlo a guarire. Sì, d'accordo. Oh, Teddy, mi sa tanto che ti sei ammalato anche tu. Devi metterti immediatamente a letto. Hai soltanto qualche linea di febbre, ma sarà meglio non trascurarla. Vado a prenderti la medicina. Che sorpresa, guarda un po' chi si rivede. Anche Teddy si è ammalato. Davvero? Misuragli la febbre, allora. Anche lui ha un po' di febbre. Teddy ha bisogno di prendere le medicine. Resta con lui, papà. Agli ordini, dottor Caillou, non mi sposto di un centimetro. Mamma, Teddy deve prendere le medicine. Oh, poverino, si è ammalato anche lui. Vediamo. Un bel succo d'arancia è quello che ci vuole. Lo prendo io. Ecco, tieni, mamma. Grazie. Bene, ora portiamo il succo d'arancia ai nostri pazienti. Bevi tutta la spremuta, papà, vedrai, ti farà stare meglio. Bevila anche tu, Teddy. Va bene, dottore, la beviamo tutta. Vedrai, così guarirai presto. Caillou ha completamente dimenticato la giornata speciale in ufficio. È troppo indaffarato a prendersi cura del suo papà e di Teddy. Adora essere il loro dottore. Ti piacerebbe fare il dottore da grande, Caillou? Ma certo! Che bello, papà sta sempre meglio. Pensi ci sia qualcos'altro che possiamo fare per aiutarlo? Sì, certo! Si è appena ricordato di una cosa che lo ha aiutato a guarire quando era malato. Ecco cosa ci vuole per far guarire prima il mio papà. Quando io ero malato, la nonna mi ha portato questo camion. Lo posso dare a papà adesso. Mi sembra un'ottima idea. E se non sbaglio, la nonna ti aveva portato anche un biglietto di auguri. È vero!
vero! Ne serve uno anche per papà! Che ne dite di disegnare un biglietto gigante e di vedere se funziona? Va bene! Sì, mamma! Tutti qua? Che avete portato? Un biglietto di auguri di pronta guarigione! Proprio quello che mi ci vuole! Io ho fatto il sole, ma anche mamma e Rosy mi hanno aiutato! Hai dato una mano anche tu, Gilbert? Adesso sei guarito del tutto, papà? No, non completamente, tesoro, ma domani starò bene. Quello che serve a papà per guarire completamente è solo un po' di riposo. Ti va di ascoltare una bella storia prima di dormire? Non vedo l'ora di sentirla. Perché non vai di là a prendere uno dei tuoi libri preferiti? Vuole scegliere una storia perfetta per il suo papà. Il contadino Brown! C'era una volta un contadino che si chiamava Brown. Il contadino Brown aveva una grande fattoria con molti animali. Non mi dire che ti sei già addormentato! Non ancora, ma manca poco ormai, Caillou. Fai in fretta, mamma! Papà si sta già addormentando! Alcuni animali facevano muuu, altri facevano beeeh, e poi ce n'era uno che faceva miau! Grazie al dottor Caillou, alla mamma e a Rosy, in poco tempo il papà guarirà e Caillou potrà finalmente andare in ufficio insieme a lui.